Ok ragazzi, 7 di mattina, 7 luglio 2022, si parte per questa nuova avventura. E come ogni viaggio che si rispetti, autostrada, ovviamente sempre peggio dell'anno prima. Almeno una gioia, quest'anno il traghetto non lo devo aspettare. E come sempre l'avventura per me inizia quando si sbarca in Calabria. Quest'anno la missione del viaggio sarà girare un po' l'Italia, come ho detto anche nel video dove vi annunciavo la partenza, ma l'obiettivo finale sarà fare un bel tour della Slovenia. Ringrazio già d'ora Fuserigno che mi ha preparato qualche itinerario. Se non lo conoscete fa anche lui video su YouTube, se me lo ricordo vi metto il link in descrizione, magari ci vedremo anche con lui. Ma oggi invece cosa faremo? Qual è la missione di oggi? Oggi ci aspetta una bella sfacchinata, circa 700 km. Faremo dalla Sicilia alla costiera amalfitana per poi dormire vicino Pozzuoli. Farò 430 km di autostrada e spero che sia l'unica autostrada che farò in questo viaggio, perché poi non ho intenzione di prenderla. Praticamente tutta la Salerno-Reggio Calabria, da Villa San Giovanni fino a Vietri sul Mare, che è il primo paese della costiera amalfitana. Un cane si è schiantato. Percorsi circa 200 km di autostrada fino ad ora e sono abbastanza cotto, anche perché nei giorni precedenti ho avuto un forte raffreddore. Ovviamente sono negativo al Covid, però sono un po' debilitato. Ancora mancano 275 km alla costiera amalfitana. Per questo viaggio sto usando i tappi, perché l'anno scorso mi sono accorto che al ritorno dal viaggio non sentivo più tanto bene. 2,35. Draghi, aspetto ancora il bonus benzina, eh. Che bello, tutto verde, siamo sulla Sila, provincia di Cosenza, in autostrada purtroppo, ma devo aggiungere alle cose da fare almeno una volta nella vita, soprattutto in moto, visitare questa parte della Calabria che secondo me è una zona che davvero merita. Dopo il terzo pieno e 500 km arrivo a Salerno, ma prima... Questo video è sponsorizzato da De Agostini. Valentino Rossi e la sua M1 sono entrati nella storia. La Yamaha M1, che ha partecipato al Mondiale 2016, potrà essere tua in scala 1-4 grazie alla collezione De Agostini. I pezzi sono assemblabili, fedeli nei dettagli e realmente funzionanti come forcella, ammortizzatore e la catena che gira insieme a corona e pignone. Se vuoi avere quest'opera da collezione unica, puoi abbonarti dal sito ufficiale. Riceverai all'incirca una volta al mese una spedizione che contiene da 2 a 5 fascicoli, contenenti curiosità sulla moto e i pezzi da collezione, compresi gli strumenti per l'assemblaggio. Dai un'occhiata al sito, perché ci sono tanti regali esclusivi. Si può pagare tranquillamente con carta di credito e anche PayPal. Se ti abboni tramite il link in descrizione, avrai anche il modellino in scala 1 a 12 della M1 di Sepang 2013. Ok, qui siamo a Vietri sul Mare e da qua inizia la SS163, che sarebbe proprio tutta la strada della costiera amalfitana. Qualcosa mi dice che Vietri sul Mare è famoso per le ceramiche. Ed inizia ufficialmente la costiera amalfitana. Che spettacolo, però quelli che corrono qui non li capisco, cioè rischiano la vita veramente. Le strade sono strettissime. Non so se si capisce dal grandangolo della GoPro quanto sono strette. La costiera amalfitana, come vi dicevo, è la strada statale 163 che costeggia il mare. Oltrepassa, diciamo, un sacco di paesini. Il primo è Vietri sul Mare, questo è Cetrara. Hanno in comune queste chiese che sono molto simili. Prende il nome da Amalfi, la costiera amalfitana. È l'unico itinerario possibile. Come vedete le strade sono non strette di più. È una strada da fare a 30 km orari. Tant'è che il navigatore porta 35 minuti per 15 km. Una strada che almeno una volta nella vita secondo me è da fare. Però, boh, diciamo che qui è impossibile scannare proprio, non esiste. Guardate, si fa a 30 km orari. Mi avevano detto che era trafficata, ma non pensavo così tanto. Ero pronto psicologicamente al traffico, ma vi giuro che supera le aspettative. E qui siamo a Maiori. Ecco, questo invece è Minori. Ecco, forse il miglior mezzo per la questione amalfitana è la bici elettrica.
Positano. Positano è patrimonio mondiale dell'umanità. È vietato costruire nuovi edifici e le facciate devono obbligatoriamente rimanere del colore originale. Positano è diventato famoso a livelli internazionali con l'artista boemiana australiana Vali Myers, che si trasferisce qui negli anni 60 per portare avanti la sua vita da artista e da hippie. Anche Picasso fu ospite della città e definì Positano addirittura una città cubista per eccellenza, in quanto si sviluppa completamente in verticale. Oggi è sempre piena di turisti, anche troppo, come possiamo vedere. E dopo una bella bottiglietta d'acqua fresca si riparte, stavolta in direzione Pozzuoli, dove ho affittato una casa su Airbnb. Mi aspettano 1:30 secondo il navigatore. C'è l'ultimo pezzo di costiera amalfitana, circa 87 km in totale. La costiera sarà un'altra trentina. Questo pezzo finale è un po' più scorrevole, ci sono anche degli spiazzali dove vendono acqua, limonata, granita. Quella dovrebbe essere Sorrento. Sta galleria dopo Sorrento è illegale. Lunga 10 km, 35 gradi, fuori ce ne saranno 28. E smog, non so se vedete la nebbia del fumo. Non si respira, ragazzi, veramente. Quello dovrebbe essere il Vesuvio. Ok, dovremmo essere arrivati all'Airbnb di oggi. Lì. Allora ragazzi, questa è la casa dei primi due giorni qui vicino Pozzuoli. È praticamente una piccola villetta carina, tranne per questa cosa che fa un casino, che lo dovrò staccare. Ha pure il condizionatore, tavolino e stanza da letto. Chi è qui? Ciao! Chi è? Come chi è? Mi hai portato di tiramisù. Sì. E come... è una promessa, una promessa. Una cosa da pazzi. Lei è una mia follower di... io ti ho detto che mi piace il tiramisù. Esatto. E lei... Vediamo come l'hai fatto. Una cosa super gourmet. Con i... come si chiama? Barattolini. Boccaccielli. Comunque il tiramisù è il mio dolce preferito. Se voi me ne volete inviare qualcuno a casa. E dopo si va a Napoli ad un raduno organizzato da FMC. Ma io eccoci qua ragazzi, siamo con la VR. Da VR, vai, scegliamo anche. Fare l'infiamme. Come l'infiamme. Vabbè, sarebbe da VR, però se non ce ne fotte, che l'importante è che sta lui qui. Cioè, questo super raduno. Dove siamo? È al Parco Virginale, così lì. Ok, c'è anche Valentino Pezzi. Sì, andiamo alla PIA. Non lo so se mi conosci. Sì, penso che ti conosci. Buonasera. Ciao Valentino. Mi conosci tu? Io sì, ho visto diversi video. Ragazza, mi chiamo Carlotta. Sì. No, io qualche video l'ho visto, quella della Sicilia. Pure io ho visto diversi video tuoi. Quella strada dove ti sei... la faccio sempre. Ok, quella volta mi ha fregato. Allora, c'è stato un video in particolare che hai fatto quando sei andato in Portogallo. Però mi ha ispirato per fare un video. Forse il video era cambio di vita. Sì, there's a dream. In inglese. It's a shirt. Che è la mia esperienza. E comunque mi ha ispirato tutto per questo video. Molto. Incredibile cosa faccio senza farlo apposta. E finisce così questa giornata da 700 km. Qui vicino Pozzuoli. Questo è il riposo della 09. Lì invece dove dormirò io. Mi sono fatto una seconda doccia a salto con l'acqua calda che adesso funziona. Comunque posto veramente top in rapporto con i da prezzo. Mi piace tantissimo, super silenzioso, e ringrazio veramente di cuore da VR per aver organizzato questo raduno a Napoli, Ilaria per il tiramisù, tutti voi che mi seguite anche su Instagram perché mi avete dato un supporto bellissimo in risposta alle storie. Quando uno viaggia ed è solo è bellissimo comunque ricevere un supporto così forte. Io ho delle occhiaie incredibili perché non dormo praticamente da due giorni. Se siete arrivati fino a qui, magari un like, un commento per aiutarmi a far andare meglio il video. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.